Test MotoGP, vola Rossi con la nuova carena. Non è ancora il momento di volare in Austria, almeno per la MotoGP, poiché, dopo il GP della Repubblica Ceca, i team sono rimasti a Brno per una veloce sessione di test, in cui hanno provato novità e componenti in vista del finale di stagione. Al termine, e proprio sul finire della sessione, Valentino Rossi ha fatto registrare il miglior tempo dei test, concludendo in 155.162, ottenuto al 51° grado dei 52 giri percorsi dal dottore. Per il centauro pesarese è stata una giornata importante, così come per la Yamaha stessa, poiché è stata portata in pista una nuova carena, che prevede una modifica per il cupolino, schiacciato sui lati e simile a quello della KTM. In più, all'interno della doppia carena è presente un profilo alare in più, così diventano 4. Alle spalle di Rossi, Marc Marquez, beffato di soli 18 miglia dal 9 volte iridato. Marquez ha confermato quanto di buono ha fatto durante il weekend ceco e ha riportato in pista la nuova carena della RC213V. Alle spalle di Marquez, ancora Yamaha, ancora carica di aggiornamenti, con Vinales che ha condotto in pista delle nuove forcelle. I feedback e i pareri sono sembrati positivi, così come i riscontri in pista, dato che Maverick ha chiuso con il terzo tempo a 173 millesimi da Rossi. Giornata di test che sa di riscatto per Jorge Lorenzo, il quale ha staccato il quarto tempo a 380 millesimi dalla vetta e portando avanti il lavoro con la nuova carena utilizzata per la prima volta nel corso del weekend. Al quinto posto, Joan Zarco, che con i suoi 70 giri è stato tra i più attivi della giornata. Il francese della Yamaha Tech 3, che non ha portato nessuna grossa novità in pista, è braccato dalle due Honda di Karl Krutschlov e di Dani Pedrosa, sesto e settimo tempo. Krutschlov, che ha chiuso a 6 decimi, ha testato la nuova carena della RC213V utilizzata durante il weekend dai due piloti ufficiali HRC. 8° grado tempo per Jonas Folger, seguito da Andrea Iannone, che è riuscito a migliorarsi nel pomeriggio dopo una mattinata segnata dall'ennesima caduta. Per il pilota di Vasto un po' di lavoro di sviluppo sulla GSX, dato che, pare, sia stato montato un nuovo propulsore, che dovrebbe erogare maggior potenza. Completa la top 10 alle X Spargaro, alle prese con un nuovo forcellone sulla sua Aprilia. Giornata di novità anche per Andrea Dovizioso, soltanto 11° grado, ma alle prese con la nuova carena. Il pilota romagnolo è seguito dalle due Honda VDS di Tito Rabat e Jack Miller, con lo spagnolo che è stato lo stacanovista di giornata con 76 giri. 14° grado Alex Rins, seguito dalle due KTM di Paul Espargaro e Bradley Smith. Tanto lavoro da fare, ancora, per il team austriaco, che, anche in questo caso, paga la poca esperienza e un progetto ancora acerbo. A chiudere la giornata, l'Aprilia di Sam Loves e la terza Suzuki del collaudatore Takuya Tsuda.